Essendo un religioso, credo in Dio e credo che tutto quello che ci succede, tutto quello che avviene è grazie a Lui. Quindi io il primo pensiero che ho avuto quando ho raggiunto traguardi sportivi importanti, ho sempre guardato al cielo come per dire ti ringrazio perché senza di te non sarei mai arrivato dove sono arrivato. Poi c'è un altro aspetto, le qualità che uno ha e che affina nel tempo. Io mi ricordo, mia mamma mi diceva sempre, tu dovevi diventare per forza un calciatore, perché già quando eri in pancia scalciavi sempre. Ma mamma mi dice sempre questo scherzando, no? E quindi io da piccolo ho una grande passione per il calcio. Io ogni volta che vedevo una palla che ruzzolava gli correvo dietro, ma vi dico con molta sincerità, anche se ho 64 anni, ancora oggi, quando vedo una palla che ruzzola o degli amici, ogni tanto giochiamo a calcetto. E mi diverte da morire perché anche adesso mi rivedo bambino in tante piccole cose, in tanti piccoli gesti, in tanti piccoli movimenti. E quindi lo faccio sempre con grande divertimento. Io penso alle doti tecniche e poi alla passione, la grande passione che uno deve avere e i sacrifici che a volte si devono fare. Io per esempio io sono nato in un paese vicino Roma di 10.000 abitanti. A 13 anni prendevo il pullman dal mio paese, andavo a Roma per giocare con una squadretta di Roma per 2 anni di seguito ed era un sacrificio, però è un sacrificio che io facevo volentieri. Facevo tanto volentieri, dovevo andare a scuola e poi andare a Roma e conciliare le due cose tante volte non era facile. Io mi ricordo a volte che a Roma la domenica giocavamo la mattina alle 8:30. Perché si giocava in un campo solo, giocavano quattro squadre, a volte toccava giocare la mattina alle 8:30. Io partivo alle 5 con il pullman, mio papà che mi accompagnava al buio d'inverno giù alla strada e prendevo il pullman e da solo andavo a Roma. Arrivavo a Roma, dovevo prendere un trenino che mi portava poi a Cinecittà dove c'era questa squadra dove io giocavo. E i sacrifici, da ragazzo ho fatto anche dei sacrifici. Un altro grande sacrificio che ho fatto è quello di. Quando mi prese l'Arezzo, io da questa squadra di Roma venni a giocare ad Arezzo, avevo 16 anni e mi sono ritrovato ad Arezzo, dopo 20 giorni, 25 giorni, io presi tornai a casa. Quando tornai a casa mia mamma ha detto che hai fatto? Dico mamma io non ci vado più lì, non ci voglio stare perché io voglio vivere qui, io qui ho i miei amici, qui ci siete voi, ho tutto qua. Faccio fatica a vivere lontano da casa. E mia mamma poi, siccome era una donna molto saggia, il giorno dopo abbiamo ripreso il pullman, siamo tornati a Roma, abbiamo ripreso il treno, siamo venuti qui, è stato un giorno qui con me. E lei diceva sempre, guarda che se tu non approfitti di questa opportunità, poi vivi per tutta la vita con un grande rimpianto. Perché tu sai che noi a casa ti vogliamo bene. Però se hai questa opportunità, tutti mi dicono che tu sei molto bravo a giocare a pallone, sfrutta questa opportunità, provaci. Se poi fra un po' di tempo vedi che non ce la fai, ok, puoi tornare a casa, ma provaci. Ecco, quel provaci per me è stato uno stimolo eccezionale. E da lì sono rimasto e da lì è iniziata la mia avventura da calciatore vero e proprio, perché ad Arezzo quando sono arrivato ho trovato la prima società professionistica, perché quell'anno l'Arezzo fu promosso dalla Serie C alla Serie B. E quindi c'era praticamente dalla Serie B cominciava il grande calcio. E anche quando stavo qui ad Arezzo, bene o male, qualche sacrificio lo facevi perché per giocare al calcio poi vedevi che i tuoi amici, gli amici che mi ero fatto, per esempio il sabato sera loro andavano in discoteca, andavano a ballare, io non potevo andare perché giustamente la domenica dovevo giocare e avevo delle limitazioni, però non mi pesavano così tanto. Perché la passione per quella palla che ruzzolava era più forte di tutto. E poi ho cercato di migliorarmi sempre anno dopo anno, di andare sempre alla ricerca di fare qualcosa di più. E allora quando giocavo in Serie B io dicevo, guardavo la Serie A e dicevo, ma arriverò un giorno a giocare in Serie A io. E tutti i giorni lavoravo per questo obiettivo e ogni giorno cercavo di fare qualcosa di più. E poi sono arrivato anche a giocare in una squadra di Serie A perché dopo 4 anni ad Arezzo mi prese il Torino. E quando sono arrivato in Serie A, il
il piacere, la voglia, l'entusiasmo di dire ma mi faranno giocare qualche partita, e da lì poi inizia sempre un sogno che va oltre, poi è arrivato il sogno della nazionale. Però per non dilungarmi troppo, io credo che in tutte le cose che noi facciamo alla base ci deve essere la passione. Se hai un obiettivo devi perseguirlo con tutte le tue forze, con tutto il tuo impegno, sperando poi di avere anche quel pizzico di fortuna che in tutte le cose serve nelle cose della vita, ma soprattutto nello sport. Ci vogliono anche delle combinazioni fortunate che io naturalmente ho avuto, ma io credo che senza la passione non si riesce ad arrivare agli obiettivi. E allora poi io ho avuto sempre la fortuna di fare un gioco di squadra che è diverso rispetto a uno sport singolo, no? Lo sport singolo dipende soprattutto e solo da te, in uno sport di squadra ci sono anche gli altri componenti che ti possono tante volte dare una grande mano, abbiamo degli obiettivi da condividere insieme, ci sono tante dinamiche poi che nascono all'interno di una squadra di calcio, ma dico anche una squadra di basket, una squadra di pallavolo, sono tante cose. Però io ripeto, secondo me si arriva a degli obiettivi con grande caparbietà, con la voglia di migliorarsi, ma soprattutto anche con tanta passione. È quella che io ci ho sempre messo, ma non solo nel calcio, l'ho messa anche in tutte le altre mie potenzialità, attività della vita di tutti i giorni.